L'obiettivo era difficile da raggiungere, rassicurare i francesi. François Hollande è stato bocciato. Secondo un sondaggio, il 60% degli 8 milioni di transalpini che hanno seguito l'intervista televisiva di giovedì sera giudica il Presidente non convincente. L'intervento di Hollande, la cui popolarità è a livello più basso, è stato incentrato soprattutto sull'economia. Ciò che mi ha maggiormente colpito è che non dà nulla a chi lavora, anzi toglie. Io e mia moglie ci alziamo ogni mattina per andare a lavorare. Paghiamo una babysitter, paghiamo l'asilo, paghiamo il prezzo intero alla mensa. Cosa si aspetta come imprenditore? Cosa mi aspetto? Riforme concrete e la riduzione degli oneri, soprattutto questo. Oggi io sono in grado di assumere solo due persone in più e non lo faccio. Hollande ha riproposto la tassa al 75% sui redditi oltre il milione di euro a livello delle imprese e si è detto favorevole all'estensione del periodo contributivo ai fini pensionistici. Mi aspettavo più convinzione, non un uomo che vuole continuamente rassicurare, ma invece un uomo che trascina, che ha delle idee. Credo che adesso le persone debbano essere coinvolte. Crescita è stata la parola d'ordine ribadita da Onland, ma l'impresa è difficile di fronte ai dati peggiori del previsto pubblicati all'indomani dell'intervento. Rapporto deficit PIL al 4,8%, debito sopra il 90%.